Oltre Po Voghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com. Buon venerdì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi 3 persone fermate in maniera casuale per via di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. In questi giorni la Corte di Appello di Milano sta discutendo un tema molto importante riguardo la maternità surrogata, ovvero diritto di riconoscimento, cioè la possibilità della madre naturale del bambino di riconoscere il proprio figlio. Secondo la Corte di Appello l'introduzione di questo diritto cesserebbe di ledere alla dignità della donna. Lei cosa ne pensa? È d'accordo? Sì, sono d'accordo. Come mai? È perché penso che una mamma toglierci il figlio, che poi ci può ripensare ancora, no? Quindi ha il diritto di ripensarci e riconoscere il bambino. Sono molto d'accordo, nel senso che è un diritto acquisito avere il riconoscimento del proprio bambino in maniera naturale e quindi trovo giusto e sono in accordo con questo provvedimento. No, non sono d'accordo perché una volta che lasci un bambino non puoi riprendertelo e anzi va a discapito di quelle persone che l'hanno voluto e con tutte le loro forze e quindi anche se la mamma è la mamma, però prima di partire di mettere al mondo un bambino uno ci deve pensare, a meno che non ci siano dei problemi particolari, però mi sembra illogico toglierlo ad una coppia che si è già affezionata al bambino e il bambino a loro. Secondo lei quindi per una donna non è innaturale donare via il proprio figlio senza alcun ripensamento? Si tratta ovviamente di un argomento molto importante e molto delicato, quindi liquidarlo in una risposta così preclude, no? Una profondità etica anche di provenienza del pensiero che sto esprimendo. Tuttavia ritengo che ci sono delle situazioni nelle quali donare il proprio figlio anche laddove non si è in grado di tenerlo e poterlo donare, quindi in una situazione dove il figlio verrà cresciuto, amato, eccetera, permette ovviamente alla persona che dona, alla persona che riceve di mantenere un atto d'amore, indipendentemente dal fatto che non deve essere giudicato, insomma. Come mai è contraria alla maternità surrogata? Perché è una cosa orrore, ecco, io dico orrore, per me è una cosa orrenda, orrenda. Il bambino deve crescere con la mamma, mamma, papà se c'è il papà, ma la mamma e non da un altro. Ci sono bambine da poter adottare, ci sono tantissimi bambini, tanti, tanti. Perché non vanno ad adottare questi bambini che hanno tanto bisogno di amore, di dolcezza, di abbracci? Quella lì che io, questa donna che fa questo atto così, fare figlio per un altro, posso capire una sorella per dirlo, non può avere figli, ma quelle che vanno a comprare apposta per quanto questa le dà il figlio, io per me non è... Non lo percepisco, ecco, non lo capisco. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.